Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento, il nostro primo appuntamento della settimana qui nel canale di Dub Logistica 1. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici del canale, sostenitori e tutti coloro che naturalmente si iscrivono al canale quando sono offline, e approfitto anche per ringraziare tutti coloro che stanno facendo crescere i miei canali social. In questo momento, come tutti i martedì, mi trovo in live multiplayer qui su Euro Truck Simulator 2, e se siete follower del canale o sostenitori siete naturalmente i benvenuti in questa partita. E allora, hi everyone, welcome to our very first appointment of the week. First of all, I want to say thank you so much to my moderators, friends and people that are supporting the channel. As every week we start our week with Turbo Star by Ralph Garage, and I want to say a special thanks to people that are following my social media channels and people that follow my Twitch channel while I am in rerun or I am offline. To you, thank you so much. E allora ragazzi, oggi andiamo a trasportare 24 tonnellate di gelati. L'ultima volta siamo passati a consegnare i gelati qui nella provincia di Catania, e quindi li abbiamo consegnati al mitico Nicche, che salutiamo naturalmente e a cui facciamo anche facciamo un bel applauso, il mitico Nick. Tranquilla, non preoccuparti Gaspari, buon pomeriggio a te. Non ti preoccupes. E allora, oggi andremo a consegnare le famosissime 24 tonnellate di gelati. Le andiamo a consegnare ovviamente virtualmente a Miticaccio, che naturalmente nella descrizione del video è ora di andare. Vi metterò anche il link del suo canale Twitch. Che vi invito, pardon, il suo canale YouTube, che naturalmente vi invito a passare nel suo canale, ad iscrivervi, a commentare, a lasciare tanti bei pollicioni in su, mi raccomando. Esatto, anche se Ostuni non c'è, diciamo che andiamo verso Taranto, quindi è la prima città utile della Puglia, quindi andiamo a Taranto. A Taranto, e tuzzi Taranto. E poi, tutto è pronto, possiamo partire. E poi ovviamente andiamo a consegnare anche 24 tonnellate. Ok, andiamo. All'amico la zappa storta, e quindi andremo a Terni. No, non è questo. No, che ha fatto? Ah, forse ce l'ha presa, ok. Ok. Immagino. Infatti non a caso, caro Gaspari, non ho messo la webcam proprio perché fa caldino. Allora facciamo lo shootout al nostro Gaspari. Voilà. E a quanto pare le temperature sono destinate ad aumentare, e quindi si boccheggia ancora un pochettino. Buon inizio di settimana a te, caro Gaspari, ma naturalmente buon inizio di settimana a tutti coloro che naturalmente guarderanno questo video in replica su Twitch oggi che è martedì. Naturalmente un saluto generico e generale a tutti coloro che stanno guardando questo video. E tu sei tu, so yes, so yes.
devo ricordarmi di fare un rabocco al mezzo prima di mettermi in strada. Voilà. Andiamo. Allora, vediamo un attimo se riesco a trovare un distributore di carburante. Ok, ce n'è uno qua. È distratta. Gente distratta che se ne va. Ok, uno sta qua. Oh, capparocero. Andiamo. Mettiamoci al lavoro. Ultimamente, Gaspari, negli ultimi anni ci sono troppi episodi di incendi, un po' troppi. Oh, a volte si dice che a pensare male, a volte si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. E non vorrei che magari ci fosse la manina di qualcuno che ha tutto l'interesse a danneggiare le aree boschive. Prepararsi a voltare a destra. Perché tutti i tipi di incendio, guarda caso, a luglio, voltare giugno, luglio, a destra. Giugno, luglio e poi novembre, dicembre. E questa cosa è sistematica, sai, non è che è un qualcosa che capita raramente, allora tu dici ma che stai pensando? Il problema è che sono sistematici questi episodi e quindi uno è portato a pensare che forse qualcuno si diverte, ma comunque ritorniamo un pochettino a Nosos, al Turbo Saros. Siamo alla quarta edizione, ragazzi. Sono passati 2 anni da quando ho iniziato questa serie e devo ringraziare tutti coloro che stanno apprezzando questa serie. Preparati a voltare a destra. Girare a destra. Voltare a destra. Sono situazioni un po' così. Gaspari, secondo te cosa sto trasportando con questo caldo? Cosa potrei mai trasportare? Vediamo un po'. Se indovini. Eh sì, Gaspari, quello il fatto è che la propagazione delle fiamme, l'aria così, tende un pochettino. Esattamente. Che dici, 24 tonnellate di gelati basteranno? Le prime 24 tonnellate le abbiamo portate a Nicche, adesso le portiamo a Medicacci, poi le portiamo anche alla Zappa Storta, direzione Terni. Permesso, scusate, andiamo un po' di fretta perché qua abbiamo il Turbo Star, il Turbo Star. Quello di Raf, però diffidati dalle imitazioni. Ogni tanto andiamo in folle così risparmiamo un po' di carburante. Pista, scusate, andiamo un po' di fretta.
gelatini, un po' di tutto. Infatti si apre il cassone qua, sto bello fresco fresco. Elatos e Toratos, e tu sì, e tu sì. Macchinone ragazzi, questo Turbo Star del mitico RAF. Ultimamente, ah, qua su Eurotrack pure ti dà, ti dice sufficiente a volte. E ovviamente tenersi a destra e poi uscire a destra, si perdono i punti esperienza. Ora non so l'altro giochino come fa. Comunque sì, ci sta comunque che spesso con i carichi speciali a me ho avuto un po' di difficoltà. Non ti dico poi quando andavi in multiplayer su Track SMP. Là veramente, quando mi approcciavo al Regno Unito, mamma mia, era proprio la prassi di trovare sempre qualche, chiamiamolo così, bricconcello che si metteva ad andare contro mare a cercare di tamponare. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Ok. Sì, stiamo andando a fare, a raboccare il gasolio in mezzo. Voltare a sinistra. Sì, sì, stiamo andando in direzione Messina. Poi ci dobbiamo imbarcare sul traghetto direzione Villa San Giovanni e poi ci dobbiamo fare un po' di stradina in salita. Ecco, prepararsi qua a voltare a sinistra. Buongiorno zio Dab, facciamo il pieno. Sì, grazie, buongiorno Calogero, buongiorno, grazie. Un bel pienozzo di gasolio. Grazie Calogero, buona giornata. A te zio Dab, fai buon viaggio. Grazie a te Calogero. E salutiamo tutti gli amici e le amiche siciliane e saluto anche tutti coloro che si chiamano Calogero. Voltare a sinistra. Che si chiama, no? Oggi è un po' impastata. Effettivamente con quello che costa il carburante oggi. Voltare a destra. Andiamo a fare questa consegna. Oh, si sta belli freschi freschi nella cella frigorifera e Gaspari. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Ho aperto un attimo il portellone e mi sono sentito come un ghiacciolo. Sì. È un vecchio Iveco Turbo Star. Questa è la mod per eccellenza di Ralph Garage. Se sei anche su YouTube. Ui, carissimo Mr. Tovi. Buon pomeriggio a te. Altro che polaretti qua. Qua stanno, ci sono un bel po' di cosucce qua. Andiamoci a destra. Oppla. Andare
Ecco, perfetto. Buon pomeriggio a te, ecco qua, adesso posso fare un bello shootout al mitico Mister Toby. Er Mister Toby. Diciamo che stiamo andando a trasportare. La faccia del bicarbonato di sodio. Pensate, Tenersi a destra e poi voltare a destra. 24 tonnellate di gelati. Andiamo Voltare a destra. in direzione Taranto. Quindi andiamo in Puglia e consegniamo un po' di gelatozzi al nostro mitico Midigashio. Ovviamente virtualmente non è sue, infatti da O sarraggi O sarraggi O sarraggi O sarraggi sarraggi bene nutrato e copparregge copparregge simuleto simuleto quando guida ce fa capputta Sto cercando un nuovo percorso. Buongiorno, buon pomeriggio, andiamo direzione Taranto. Andiamo a consegnare i gelatozzi al Mitigaccio. Infatti, l'ultima volta li abbiamo consegnati al mitico Nick e oggi tocca al mitico Mitigaccio. Oparanne. Buon pomeriggio a te, carissima. Buon inizio di settimana. Noi qua stiamo portando qualcosa di fresco in giro. Se vuoi, posso portare anche a te un po' di gelatozzi. 24 tonnellate, che dite, bastano? Prepararsi a voltare a sinistra. Eh sì, effettivamente sarà Jeep e tuzzo e tuzzo. Oh, il presidentissimo! Voltare a sinistra. Buon pomeriggio a Mr. Presidentos. Noi ci fermiamo a tuzzo e tuzzo. Ci fermiamo un attimo qua. Voltare a destra. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Ecco qua, ci imbarchiamo. Dovremmo essere nei pressi del Voltare a porto, destra. credo, eh. Oh yes, oh yes, bravi, bravi. Vedo che finalmente Andare dritti. anche voi conoscete il motto. Zappa, io poi dopo. Grazie. Vengo a consegnare anche a te 24 tonnellate di gelati. Ci vediamo a Terni, l'unica città umbra. Ho trovato Terni, quindi preparati che venga a scaricare 24 tonnellate di gelatozzi. E tu sì, così tu sei contento. Ottimo, allora scendi perché ora non so dove le devo andare a consegnare perché mi sono scordato dove che l'ho fatto. Comunque, scendi che c'è da scaricare 24 tonnellate di gelati. C'hai spazio a disposizione. Altrimenti poi vediamo un po' Mister Tofi, guerriera, fanno un saltino a Terni e vengono a prendere pure loro due o tre bancali di gelatossi.
area di servizi San Giovanni. Ah, San Juan. Ottimo, allora stai a posto. Stai coperto. Allora, andiamo un attimo qua. Riorientamento. Ragazzi, ma io non so voi, ma voi che chi gioca a Eurotrack, ma è mai possibile che si parte sempre di notte? Ci avete fatto caso? Allora, Ludo, lo facciamo a Ludo e lo facciamo alla zappa a guerriero, mi sa che non l'ho fatto, quindi lo rifacciamo eccolo qua. Sbagliato. Ai ai ai, è il calore. Ecco qua. Voilà, ecco qua. E lolo. E si riparte, ragazzi, quindi mi raccomando, chi vuole i gelatozzi si faccia trovare con il mulettino sotto casa. Dalla zappa assorta, buon pomeriggio. Arrivate con i muletti e anche con la borsa frigo, mi raccomando, perché i gelatozzi sono tanti. Sono gelati artigianali. I gelati di zio Gigino fanno contento ogni bambino. E tuzzo e tuzzo, yes oh yes. Wow! Ragazzuoli, che rima. Fra l'altro la tromba bitonale che va bitondo. Bitonto, provincia di Bar. Ci ma fai guario. La zappa storta ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Ui, grazie mille per il sostegnozzo. Thank you so much. Grazie per i caffettozzi. E tu sì, ragazzuoli. Grazie mille. Oh. Cioè, vedi, quando vedono i Turbo Star si fermano davanti perché tutti quanti vogliono vedere se è robusto. Ma il problema, ragazzi, è che è troppo robusto questo pezzo. E tu, ragazzoli, ma com'è la situazione, temperature dalle vostre parti? Ma comunque tutto sommato oggi si boccheggia, provincia di Napoles, area Napoli Nordes, è ventilata, ragazzi, calduccia, ma un pochettino boccheggiabile. Remix qui, Morenoschi, e tus. Indovina un po' dove sta andando Moreno a consegnare queste altre 24 tonnellate di gelatozzi. Faccio due tappe oggi. Ti dico solo che mi sto muovendo dalla Sicilia. Prima sono andato da Nick, che è salutato, e abbiamo portato un pochettino di gelatozzi. Indovina un po' da chi andiamo? Proprio lui.
beh, sì, la zona vostra, mister Tove, è un po' particolare. Vi trovate in una posizione un po' particolare. Effettivamente là un po' di smog si mette pure, però pure l'umidità della zona. Qua calcola che in stanza ne porta 30, però all'esterno ce ne saranno almeno 34-35. Percepiti forse quasi 40, eh. Il problema è che l'intensità dei raggi UV è parecchio alta e quindi quella comunque ti ustiona un pochettino. Ah, vabbè. Goditi queste altre ferie, poi dopo, insomma. Ci saranno i fine settimana, insomma, se il tuo lavoro permette almeno di riposarti un pochettino. È vero che le ferie è tutta un'altra cosa, però diciamo che sì, ma ho detto anche l'intensità dei raggi UV fa la differenza. Infatti se vedi 20 gradi d'inverno e vedi 20 gradi d'estate, a parità di temperature, tu d'estate magari ne risenti un po' di più. Ma gioca anche l'umidità, perché se il caldo è secco uno lo riesce anche a sopportare. Qui, mitico Leuzzo, buon pomeriggio a te, guarda quanto tempo. Bentornato nel canalozzo dello zio, e tus. Leuzzo, da quanto tempo? Mamma mia, è un bel po' di tempo. Porino, guarda. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Li ha presi al cassone i gelati. Uscire a destra. Ti faccio una fan art, però mi serve qualcosa da fare. La fan art solo una persona. Ah, è curioso, sì. Cosa si tratta questa cosa qua? Ok Morino, vai tranquillo. Gelato al cioccolato? Dolce un po' salato? Fui. Sempre detto, fui solo tu. Allora qua solitamente c'è sempre qualche incidentozzo. Prepararsi a voltare a sinistra. Speriamo di no. Allora. Mo abbiamo appena iniziato il viaggetto. Sinistra, qui non mi ribaltavo. Voltare. Scia miseria. Moreno, secondo me, il gelato l'ha preso alle more. More no, dirà. Seconda uscita, quindi dritto. Uscire adesso. Proprio adesso. Ah, direzione Taranto, ovviamente. Siamo in buio, quindi naturalmente saluto gli amici e le amiche pugliesi che seguono il canale e i miei social. Un salutone a tutti quanti voi. Tutti voi e tutte quante voi. Poi dopo una volta scaricate da Miticash, ce ne andiamo dalla Zappa Store. E andiamo a portare un bel cascione, un altro cascione di gelato al cioccolato, dolce un po' salato tu. Gelato al cioccolato, popo. Qualcuno vuole un gelato a coppa del nonno, ragazzi? Si viaggia sempre di notte, ci cala la pappa, bravo.
Ottimo. Li porti a conservare lì, almeno sei sicuro che risparmi. Hai un risparmio energetico non indifferente. E quindi là poi mettiamo i la polaretti dolphin. Oh via! Ogni tanto qua mi scordo di sistemare le marce. Ciao, ciao. Ui, che è successo? Vedo dei lampeggianti? Pompieri, vicini del fuoco? Az, l'ambulanza. Mappa, che incidente. Comunque ragazzi, per chi non gioca da parecchio tempo ad Euro Truck, vi dico che dagli ultimi aggiornamenti che sono stati fatti hanno migliorato veramente tantissimo le mappe. Che gusto è, che gusto è? Panna e fragola? I fior di latte. Azza, vaniglia. Facci sentire un bel profumo. Ok, Sapition, vai tranquillo. Taranto, Bari. Oh, caparagirà. Andiamo a consegnare i gelatozzi a Miticaccio. E tu sei tu. Un bel applauso a Miticaccio. Vai con la base, tuzzo, vai con la base, sì. Miseria. Uscire adesso. Mamma mia. Non posso distrarmi, che diano le sfogliatelle. Riccio Frolle, sempre sfogliatelle su. Mr. Tovis e Tuz. Mr. Tovis. Leonardo Da Vinci e Tuz. Ammaccia miseria. E Morenoschi e Tuz. Chi altro c'è? Guerriera. Ah yeah. Aleasso. E Tuz. Facciamo un po' di freestyle. Siamo arrivati. Oh, punto panoramico. Dove sta? Ok, ho visto. Allora, scarichiamo prima. Ma no, andiamo a vedere il punto panoramico, ragazzi. Si trova qua, è su strada. Peccato che però siamo capitati di notte. Cerchiamo qua un nuovo percorso. Nash. Comunque hanno aggiunto un sacco di punti panoramici. Preparati a voltare a sinistra. Nell'ultimo aggiornamento. Quindi ragazzini, vale la pena. Voltare. Parola di Ciudad, ma anche parola di Morenoschi e Tuzzi. Poi questi li fa rispetto. Allora, punto panoramico, in modo sta. Alla rotatoria, prendere la quarta uscita. Allora, dovrebbe essere da queste parti qua, credo. Eccolo là. Uscire adesso. Visitiamo Taranto. Sto ricalcolando il percorso. E stiamo per consegnare 24 Preparati tonnellate a voltare a di gelatozzi a Miticaccio.
E quindi tanti bei GG per Miticaccio. Su su, non fate timidi, via! Sì, ma non ho un gruppo mio personale. Mi puoi trovare anche nel gruppo di Moreno o della Zappa Storta. Ok. Ok, Vin. Oh, questo è il famosissimo ponte. Oh, peccato non l'averla vista di giorno. Secondo me è spettacolare qua. Ci ripasserò sicuramente con la luce del sole. Taranto, una bella cittadina della Puglia che si trova praticamente sul tacco. No, si trova sul tallone, mi sa. Taranto, Taranto, sì. Appunto sul tacchetto. E salutiamo naturalmente tutti gli amici tarantini e permettetemi di salutare il nostro Cirillo 1974, un altro carissimo amico della provincia di Lecce, Lucumpare Cirillo. Etius, etius. Ando fa caldo. Prepararsi a voltare a sinistra. Ok. Ragazzi, approfittate che ci sono voltare 27 tonnellate di gelati. Oh. Qualche gelatino, volendo, si può anche prendere un pallettino. Tutto questo sto sulla strada giusta? Che tempo, guarda, si sicurezza in questo. Ah, ecco. Che alla poi vittoria, prendere la seconda uscita. Ho visto anche un documentario, se non ricordo male, su dove si incontrano le acque oceaniche con quelle del, mi pare, il Mediterraneo, e facevano vedere proprio la zona. Aspetta, mi pare che lo stretto di Messina, può essere. Comunque dove faceva vedere voltare a destra, l'incontro di due correnti diverse, insomma, creava una certa cosa, mi pare su Geopop, sì. Andate a seguire Geopop, ragazzi, perché è un canale YouTube scientifico, ma fa degli ottimi servizi scientifici. E fra l'altro il geologo è anche, se non ricordo male, è anche un mio corregionale, Filippo Moccia, se non ricordo male si chiama, che salutiamo. Ecco, allora, mi pare che fosse proprio lo stretto di Messina, a proposito del famosissimo, della costruzione del famosissimo ponte. Ah, ho sbagliato strada, ok. E quindi ha fatto proprio vedere le due correnti, insomma. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Insomma, vi ha detto delle cose che vi invito ad andare a cercare su questo video, uscire perché a destra. Altrimenti le mie inesattezze, non essendo competente, non va bene. E comunque veramente interessante. Poi hanno fatto anche
Ecco, l'ultimo format figo non lo sapevo. Spiegano anche diverse cose in maniera molto 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 semplice, ragazzi, e devo dire la verità, è fatto veramente bene quest'altro format. Il camionista va avanti da sé. Ragazzi, a quanti di voi piace il Turbo Star? Ma soprattutto quello del mitico Ralph Garage. Dite un po', dite un po'. Tenersi a sinistra. Come dice Fernbus, a me mi arpa tantissimo. Fatto veramente bene, fra l'altro. Anche perché abbiamo anche la mod, il tuning pack, che fra l'altro, ragazzi, anche lo porta fino a 640 cavalli di potenza il motore, oltre ad avere naturalmente i super marmettoni americani che non si vedono. Poi abbiamo i cerchi, il suono, ragazzi, che non è da sottovalutare, molto molto, vorrei dire quello, ma insomma è veramente fatto bene. A voltare a destra. Mister Toy, questo è vero, però ho imparato a domarlo. Voltare a destra e poi voltare a destra. Fra virgolette. Dov'è? Di qua. Perché ogni tanto qua, se non vai in folle, se non metti in folle, effettivamente sì. Un pieno a destra. Consumiccia. Ma ha anche un serbatoio di capienza limitata. Oh, ottimo. Salutamelo. Saluta, yeah, yeah. Medicaccio, signora, scusate, mi chiamate Medicaccio, grazie. Ci abbiamo 24 tonnellate di gelati da dargli, grazie. Uè, Ciro, parcheggiate, grazie. Vabbè, signor, io vi lascio qua vi lascio qua tutto. Grazie, sai, Ciurotto. Grazie, Ciurotto. E vai. Primo carico consegnato, ragazzi. Applausi. E se i miei calcoli sono esatti, adesso dovremo partire e andare a consegnare alla Zappa Storta altri 27 tonnellate di gelatino. Quanto sono? 24, scusate. Vediamo un po' se siamo fortunati. Allora, gelato. Conserve di caffè ghiacciato, no. Bologna, no. Terni, ecco qua, gelati 14, Zappa, vanno bene 14? Tanto, buon viaggio. 14 e 14 fanno 28, vabbè. Oh. Dici, chiamami di caccia e digli che c'hai gelati parcheggiati. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, nessuno è fess, ha capito? Ditegli che sono belli freschi nelle fresche frasche. Allora, questo è bello, auto di Alonso, mettiamolo dentro a questo qua, i gelati. Alla Zappa glielo dobbiamo portare per forza con il rimorchio di Alonso qua, visto che lui è anche un bravo pilota di Formula 1 insieme a Macho King 82, che salutiamo naturalmente. In tutto questo arrostavo rimorchio, eccolo qua. Ci stava già aspettando, guagliuni. Eccolo là. Thank you so much. Ci vuole, ragazzi, ci vuole un bel tuzzo e tuzzo remix. A
Aspido! Oh, quando lo senti salutalo, da parte mia. Gli devi dire, guarda che... Sto ancora aspettando che ritorni in live. Guarda gli scherzi. Vi faccio un bello shoutout al mitico 9Gire0, ragazzi, che è un altro bravissimo amico streamer che porta farming. Allora, 9Gire0. Ehi, che ho fatto? Su. 9Gire0, ecco qua. E tuz e tuz. Oh yes, oh yes. Zappation, preparati che sono in arrivo un bel po' di gelatozzi. Ragazzi, avviatevi verso Terni perché poi dopo, se zappa non c'è, non scende, allora venite voi con i mulettini vostri e caricate. Ma ultimamente è andato in live, perché questo mi dà Farming Simulator 22. E 14 fa 98, mi sono fatto male i calcoli, quindi devo sicuramente tenersi a destra e tuzzo e tuzzo uscire a destra. Ok Morino, grazie ancora per essere passato. Ti auguro una buona continuazione di giornata e tante cose belle. E tu come stai, Morenoschi? Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Opla, prima che significa andare dritto, ok. Uscire adesso. Siamo in emergenza. Houston, abbiamo un'emergenza. Allora, 9Gire0. Ci mi sono distratto. 9Gire0 dice che ha portato Farming 22. Allora forse ho sbagliato a fare lo shootout, evidentemente. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Ma anche perché a me mi dà... A parte che gli orari più o meno li conosco, quelli di... Uscire di 9Gire0. E poi dovrebbe anche darmi le notifiche. Quindi mo o se il bot ha fatto la bot. Oppure... Comunque ragazzi, no problema. Quando ritorni l'Ives lo andiamo a salutare un'altra volta, che lui, se non ricordo male, faceva dalle 13 alle 15, scusami, fino alle 14:30 più o meno, 12:14. Ah ok, allora forse. Allora se c'è qualche omonimo sicuramente. Stanno sfidando la potenza del Turbo Star, guaggio. Ragazzi, siete pronti? Andiamo a 130 km orari. Opla! Oh, meno male. Oh via, messo. Ragazzi, cacciate le mani fuori dai finestrini, dite di fare pista, di fare largo perché sta passando il Turbo Star. E in arrivo un bel carico di gelatozzi per la zappa storta. E qua noi ci dobbiamo fare un bel po' di stradine, ragazzi, sarà un po' lunghetto. E quindi dobbiamo far presto perché altrimenti qua i gelatini si scongelano. Gelatos. E voilà, les jeux sont faits. Che
dite, reggerà questo grande mezzo a 130 km/h? Se continuiamo così, ragazzi, qua ci arriviamo facilmente. Beh, che sono 400 km qua, 370, nazza, credo molti di più. Sulla mappa sembrano molti, ma molti di più. Just running fast, always on board of our beloved Turbo Star by Ralph Garage. Yes, pista, adesso I'm delivering 40 tons of ice cream to my friend Laza Pasterta, and so we have to run fast because we have to deliver it, to deliver the ice cream in time, and not we cannot be late on our appointment. E naturalmente, ragazzuoli, qui ci mettiamo un po' così, finirsi a destra e poi uscire a destra, ci dà un po' di gas perché non possiamo fare tardi. Oppala, pescare. Vai. E tuzze, tuzze, oh yes. Facciamo l'appello, Mr. Tovi. Gaspari. Guerriera. La zappa storta. Zio Dab, presente. Zio Cicino, presente. Chi deve portare la giustificazione? Qua la giustifico, come si chiama? La nostra guerriera giustamente si è nascosta, ha detto, mamma mia. Si è nascosta sicuramente, mi sa che già si è avviata a Terni. Scusate, andiamo un po' di fretta. Oppla, qua ci facciamo come il camillino. Wow, il camillino, che poi sarebbe il cucciolone. Cucciolone, 10 morsi, 10. Tu gui smest, tu gusti meglio che one. Cioè, ragazzi, oggi proprio qua là, oggi stiamo un po' capos. ci sono gli imitatori di firme. Chissà chi sono. Fatemi vedere un pochettino i libretti delle giustifiche qua. Vediamo un po'. Sciamise. Mamma mia, ragazzi, avete visto che frenate c'ha sto Turbo Star? Faccio la miseria, che si è bruciata. Cioè, ragazzi, non so se rendo l'idea. Una frenata incredibile. Stiamo entrando nel Molise. Oh, mia bella molisana. E naturalmente saluto tutti gli amici e le amiche molisane che seguono questo canale. Thank you so much. Qua c'è un po' di corsa a destra, mi pare, no? No, frumento a sinistra, non c'è niente. Così, colpo d'occhio dovuto a farming. Allora, qua sta finendo il gasolio. Lo mettiamo un po' in folle. E iniziamo a risparmiare un pochettino di gasolation. Allora, qua dice c'è solo un'area di sosta. Ma non fa... No,
non è Carboration. La prossima. Wow, questo è un chilometro. Vai, vai. Bisogna favorire ed agevolare l'emissione dei mezzi in strada, ragazzuoli. Andiamo a fare il secondo rabocco. Eh sì, più o meno sembra lo stesso punto, sì, sempre a un po' sotto il mezzo serbatoio. Uscire. Sto cercando un nuovo percorso. Ah, sta strada non l'ho proprio mai fatta. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Perché questa è un punto nuovo della mappa. Ecco qua. Ah no, l'altro lato l'ho fatto. No. Piove pure. Streets Ikea. It's raining. Mettiamo la visuale dall'esterno. Ciao ragazzi. Ammirate il suo Style Turbo Star. Grande mod di Ralfuccio. Faccio vedere soltanto i dettagli, ragazzi. Cioè, ammirate. Qua per andare a consegnare 14 tonnellate di gelati a zappa è venuto a piovere, mamma mia. È vero che stanno arrivando dalla Sicilia, ragazzi, qua mi sa che fra questi gelati, questi sono i gelati artigianali made in Sicilia, quindi ragazzi, qua ci sono dei gelatoni a altissimo livello. In questo momento lasciamo il Molise e siamo entrati in Abruzzo. Benvenuti in Abruzzo e salutiamo gli amici e le amiche abruzzesi. Oppola, si sente un pochettino, che i suoi chilometri a Sicilia. ma deve agganciare il rimorchio qua, veloce veloce. Altrimenti si scioglie tutto. O altrimenti devi lasciare una presa a portata di mano, perché poi bisogna collegare il frigo. Non so se l'hai notato pure, è vero. Comunque Zappa, guarda, puoi chiedere a Cayman di portarlo, chiedi ovviamente di non ribaltarsi che ci sono un po' di dolcetti tipici siciliani, anzi in realtà sono gelati che però prendono spunto dalla tradizione siciliana, quindi scusatemi se è poco, anzi mi dica che ci va proprio di lusso a Roma. Pardon, c'è sta la Zappa che ci sta andando anche lui di lusso qua giù. Bravo Zappa, bravo, molto bellini. Oh, meno male, dai. Meno male che finalmente anche tu riporti di nuovo ETS fine agosto. Aspita, il tachigrafo, quello che dici al parabrezza, sì, è una mod. Fa parte della Sisl Mega Pack, che la trovi su Steam, sul workshop di Steam là. Zappa, pronto? Ci senti? Scendi perché sto quasi per arrivare a casa tua. Brecco, brecco, dov'è la X?
Attenzione, zappa storta, se mi copi, in questo momento sto portando 14 tonnellate di gelatozzi di origine. Di origine siciliana. Se mi copi, scendi perché dobbiamo scaricare a volo. Cambio, cambio. Oh, c'è pronto. Mi raccomando, fatti trovare con il Bermuda, come il mio personaggio su Ranch Simulator. Bermuda, giacchetta, camicia elegante, scarpette di ginnastica. Poi se vuoi puoi mettere anche la parrucca. Brecco a canale, brecco a canale. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Ah, direzione Roma. Uscire adesso. Ok. Ok, Siri, segui Dub Logistica 1 su Twitch. Ok, Google, segui Dub Logistica 1 su Twitch. Che altro c'è rimasto? Siri. Ok, Siri, segui Dub Logistica 1 su Twitch. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Oh, vedere che qualcuno veramente si è attivato il dispositivo, veramente Uscire a destra. arrivano i follower. Un attimo ho detto non c'è possibile. C'è un incidente, ma non voglio. E tu. Giusto, giusto. Ui, Elisa, buon pomeriggio, carissima. Stavi in multiplayer. Qualche volta amici, magari ci organizziamo. Così. Maurizio permettendo, insomma, Babbo permettendo, ci facciamo una traversata. Ti faccio vedere il camioncino. Elisa. Oppla, prima che mi schianta da qualche parte. Guagliuni, tutti in piedi. Tutti in piedi, ragazzi. Una bella scoccata di mani. Guagliù, fate i bravi, perché l'Elisa ci balla a tutti. Quando dico tutti, tutti. Streamer compreso. Buon pomeriggio Elisa a te, buon inizio di settimana. In questo momento sto andando a consegnare le ultime 17 tonnellate di gelati al nostro Zappation. Willa, Bibi, buon pomeriggio a te, tutto bene? Se vuoi puoi favorire anche qualche gelatozzo qui che ci abbiamo nel nostro, come si chiama qua, eh? Che poi dopo prendi qualche gelatozzo che zappa non se ne accorgi. Facciamo 14 meno 1 kg, 2 kg, tanto è tutto già pagato. In questo momento sono in multiplayer, su multiplayer ufficiale, non sono una VTC, però diciamo che il nome in realtà prende spunto da una storiella un po' lunga, però insomma prende spunto proprio all'inizio, quando ho registrato il nick su Steam, e quindi poi da lì è rimasto sempre questo qua. Prepararsi a voltare a destra. Però se stai cercando una VTC adesso mi fermo un attimino e ti Voltare a destra e poi voltare a destra. faccio lo shootout a un amico, non so se lo conosci, Andrea 80 Biella. lui, Voltare a destra. lui ha una VTC, quindi con lui sicuramente Abbiamo finito. ti puoi
sbizzarrire il mitico Andrea. Allora, ora gli facciamo lo shootout, così per qualsiasi cosa ti invito ovviamente a seguirlo perché è una bravissima persona. Allora, Andrea 80 Biella, vediamo se è corretto. Perfetto, eccolo qua. Naturalmente glielo dici, mi ha mandato Dab Logistica, che poi lui è un amico che lo conosco da diverso tempo, e quindi insomma lui organizza molto spesso delle VTC, dei viaggi. Eliza sta sostenendo il canale da 2 mesi, grazie, thanks. Oui, Eliza, grazie mille per il sostegno, thank you so much. Grazie. Allora, poi ti metto anche un altro link di un altro amico che si chiama Jason Farmer 81. Jason Farmer 81. Lui, oltre ad essere bravissimo su farming, molto spesso organizza anche dei convogli, fa dei multiplayer. Lui ha un server Discord. Se vai nella sua pagina, vedi, già dovrebbe avere il collegamento al suo Discord. Ti iscrivi là e là sicuramente, insomma, sia da Andrea che da Jason, insomma, troverai sicuramente qualche convoglio. Allora, intanto scarichiamo prima che... Ok, mi sembra che è arrivato anche Cayman, perfetto. Oh, è arrivato Cayman e ha scaricato pure. Oh, Cayman è stato veloce, ha preso subito e se n'è andato. Allora ragazzi, approfitto ancora una volta per ringraziare tutti quanti voi per avermi tenuto compagnia, quindi ringrazio Mr. Tovi, Ale Moreno, Ale La Zappa Storta, Talebano 77, Ale. Tremano le chat quando entra lei, la super moderatrice Eliza. Ringrazio Leonardo da Vinci, Ale. Ringraziamo la nostra guerriera, Ale. Chi altro devo ringraziare? Ringrazio naturalmente tutti quanti voi, amici ed amiche, sostenitori, moderatori, moderatrici. Vi invito naturalmente a passare nei miei canali social se non l'avete ancora fatto. Nella descrizione del video, per voi che lo state guardando su YouTube, trovate e troverete tutti i miei canali social, oltre a trovare il link per acquistare giochi scontati multipiattaforma fino al 70%. Trovate anche 2 link per scaricare la mod del Turbo Star di Raf Garage, quindi il link del sito internet, della sua pagina Facebook, i miei canali social, e naturalmente trovate anche il link per il canale di Miticaccio, di Aleasso, del nostro amico Moreno e Tuz e Tuz. E naturalmente l'appuntamento è per martedì prossimo, e quindi grazie mille a tutti, thank you so much, e state buona, you, ciao, grazie a tutti. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.